Chiedete e riceverete. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. A chi bussa, sarà aperto. Chi di voi darebbe una pietra al figlio che gli chiede un pane? Chi gli darebbe un serpente se chiede un pesce? Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, a maggior ragione il Padre vostro che è in cielo darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Fate anche agli altri tutto quel che volete che essi facciano a voi. Così comanda la legge di Mosè e così hanno insegnato i profeti. Entrate per la porta piccola, perché grande è la porta e larga è la strada che conduce alla morte e sono molti quelli che ci entrano. Al contrario, piccola è la porta e stretta è la strada che conduce alla vita e sono pochi quelli che la trovano. Attenti ai falsi profeti. Quando vi vengono incontro, all'apparenza sembrano pecorelle, ma sotto sotto essi sono lupi feroci. Li riconoscerete dalle loro azioni. Si può forse raccogliere uva dalle spine o fichi da un cespuglio? Se un albero è buono, fa frutti buoni, ma se un albero è cattivo, fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, così come un albero cattivo non può fare frutti buoni. Ma un albero che non fa frutti buoni si taglia e si butta nel fuoco. Dunque, è dalle loro azioni che riconoscerete i falsi profeti. Non tutti quelli che dicono «Signore, Signore» entreranno nel regno di Dio. Vi entreranno soltanto quelli che fanno la volontà del Padre mio che è in cielo. Quando verrà il giorno del giudizio, molti mi diranno «Signore, Signore, tu sai che noi abbiamo parlato a tuo nome e invocando il tuo nome abbiamo scacciato demoni e abbiamo fatto molti miracoli». Ma allora io dirò, non vi ho mai conosciuti. Andate via da me, gente malvagia. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla roccia. È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, ma essa non è crollata, perché le sue fondamenta erano sulla roccia. Al contrario, chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo sciocco che ha costruito la sua casa sulla sabbia. È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa e la casa è crollata e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito di dire queste cose, la folla era molto meravigliata per i suoi insegnamenti. Infatti, egli era diverso dai loro maestri della legge perché insegnava come uno che ha piena autorità.